chiamano pazze. Pazzi perché usciamo alle 7 di mattina o alle 3 del pomeriggio sotto il sole cocente. E se ci succede qualcosa nel mezzo del nulla? Pazzi perché scegliamo di soffrire senza motivo e perché diciamo: stanotte non esco, devo andare in bici domani. Pazzi per tutti i soldi che spendiamo. Pazzi perché siamo troppo vecchi per queste cose. Pazzi perché vogliamo andare sempre più lontano. Che pazzia. Ci chiamano pazzi perché sentiamo il bisogno di rimanere da soli. Niente TikTok, niente stories, nessun rumore di sottofondo. Perché vogliamo stare con noi stessi. E mi viene da pensare, e se fossero loro, i pazzi? Ma proprio quando non ce la fai più, capisci che ogni persona sana di mente scenderebbe dalla bici. E ti ritrovi intrappolato in questa pazzia che spinge il tuo corpo a limiti che non sapevi nemmeno esistesse. E quando ce la fai, quando arrivi alla fine, capisci che forse avevano ragione. Siamo pazzi. E lunga vita alla nostra pazzia. Buongiorno, buongiorno ragazzi! Yuhu! Oggi, fantastica Valaurina ragazzi! Spettacolo gratuito! Allora, oggi due grandi novità. Prima novità, fa freddo, si sta bene. Dopo, se volete scappare dai 35 gradi della città, vi assicuro che qua, non dico quasi, ma sto quasi congelando. Seconda novità! Dopo un anno e mezzo, un giro solo con muscolari oggi. Ha un'andatura finalmente giusta anche per me, senza dover morire dietro a queste bike. Bello ragazzi, oggi spettacolare veramente. Bellissimo! Guarda qua che panorama! Che spettacolo ragazzi! Che spettacolo! Ragazzi, che spettacolo! L'acqua viene giù da tutte le parti, guardate che roba! E poi devo dire una cosa, non c'è nessuno! Siamo solo noi! Buongiorno Maurone, allora, che dici? Buongiorno Luca! Allora, stiamo iniziando la discesa, abbiamo quasi terminata la salita, ancora qualche saliscendi. 1300 metri. 1300 metri di salita, e adesso cerchiamo il momento di mangiare. Godimento. Godimento. Diciamo che... Allora ragazzi, là mangiamo e poi quello lì sarà il single trail che ci riporterà giù con tutti quei tornantini, bello, carino, dai! Quindi ci aspetta quel bel single trail, spettacolo ragazzi, spettacolo! Vedi ragazzi, momento godimento, che dici Mauro, ce lo meritiamo? Più che assolutamente. Ci ha preso un po' a sprovvista lo giro, perché pensavamo che era finito e invece ci ha fregato 300 metri di dislivello. Ma guardate qua che piattino. Guardate. Allora, non so se riuscirà a vedere. Formaggio a pasta semidura di mucca. Formaggio a pasta semidura di mucca. Formaggio fresco capra da spalmare. Guardate qua che piattino. Che dici Maurone? Vale la pena solo per questo, per il giro. Beh, insomma, e il paesaggio anche. Anche il paesaggio.
buon appetito, buon ragazzi, momento godimento e dopo ci vediamo per la discesa. Uè Marone, go to home, si torna al punto di partenza. Adesso ci butteremo giù per questo single trail. Allora, diciamo che sembra ripido, eh? A vedere da qua sì. Sembra ripido, dobbiamo arrivare comunque là in fondo. Vediamo, vuoi andare avanti o vado avanti io? Parti tu. Fatto io? Parti. Bastardo, perché? Perché? E ti viene da ridere, sì? Ti controllo da dietro. Ragazzi, matrimonio in quota, spettacolare, matrimonio in baita. Allora Mauro, mi raccomando, quando ti sposi, quella chiesetta lì, vedi, sei trovata lì in quella chiesetta, guarda che bella. Vale la pena. Sì, vale la pena e io da testimone, ok, qua vengo io qua con te, ok? Ok. Cosa vuoi di più? Guarda che bello. Del giro. Salute, ok? Sì. Che dire? Giro finito. Giro finito, sono 44 km, 1500 metri di dislivello. Ragazzi, tutti pedalabili fino alla fine e oggi eravamo con due muscolari e quindi le abbiamo fatte tutte. Anche per la bici elettrica e per la macchina. Beh, per la bicicletta elettrica è una passeggiata. Cazzo, dai. Sforzo zero. Sforzo zero per bicicletta elettrica. Quindi 1500 metri, di cui un 30% in asfalto. Cosa dire? Discese. Discese, ce n'è solo una, che dalla baita dove abbiamo mangiato scende con un zigzag, è una tecnica, è un S3 e ci vuole un po' di tecnica lì, ma sono circa 700 metri, non di più, 600 metri, esatto, diciamo che metà percorso poi scende tra forestali e asfalto, però devo dire che tutto sommato questo giro ha tutto, quindi... Voto solo il panorama 10. Panorama 10 e come giro gli darei un bel 7-8. Ci sta. Ci sta. Bene ragazzi, se volete farlo è vostro. Yeah. Salute a voi. Salute. Ciao.